so già adesso che sono in ritardo ancora prima di uscire di casa. Mi chiamo Beatrice Cossu. Mi faccio chiamare Beatrice Cossu perché è il mio nickname di Instagram. Ciao Ale, allora mi confermi per dopo? Ci vediamo per le 6 per un aperitivo in centro a Milano? Ah mio, allora stasera apri i suoi navigli, fammi sap. Canto e condivido ogni giorno la mia vita, punto esclamativo, cuore bianco. In realtà da piccolo volevo fare la dottoressa. Ho pubblicato un video dove racconto 10 cose segrete di un programma a cui ho partecipato che non dovevo raccontare. L'emoji di cuore rosso, l'emoji con la faccina appunto tipo ricini di lato e penso anche l'emoji col cuore bianco, mi piace particolarmente. Oddio, non lo so, avrò avuto 13 anni. Non lo so, un anno fa? Sicuramente sushi, io amo sushi veramente. Lo spezzatino di mia madre, specialmente le patate, non so come fa ma le fa buonissime. E assolutamente la carne, amo la carne. Dopo devo andare in studio e ho mandato un messaggio al mio producer dicendo sono in ritardo. Cioè lo so già adesso che sono in ritardo, ancora prima di uscire di casa. Sono Scorpione e sì, credo tantissimo nell'oroscopo, infatti cioè veramente io vado a leggere tutti i giorni, specialmente quello di Paolo Fox. La prima cosa che faccio al mattino è mangiare qualsiasi cosa che vedo intorno a me, quindi faccio subito colazione perché sennò non vado da nessuna parte. In realtà, prima di andare a dormire, mi ripeto delle frasi molto belle e significative per me che aumentano un sacco la mia autostima, tipo dai, beh, anche oggi ce l'hai fatta, oppure sono sicura che ce la farei anche domani. In questo periodo sto ascoltando Maggese di Cesare Cremonini tipo 3 volte al giorno. Ultimamente ho scoperto i Pinguini Tattici Nucleari, grazie a mia sorella mi ha fatto sentire una canzone. Adoro i Pinguini Tattici Nucleari. La mia celebrity crush è ormai, da quando avevo 10 anni, Zac Efron, perché High School Musical è un must. Ho 2 tatuaggi, uno qui sul braccio, uno sulla caviglia e in realtà ho un tatuaggio anche nel sopracciglia, però ho microblading, quindi non è un tatuaggio vero e proprio. No, non ho nessun secondo nome. Vorrei creare un podcast dove intervisto per esempio dei partigiani oppure qualcuno che ha qualcosa da raccontare su guerre, comunque momenti storici importanti. Vorrei assolutamente andare in America, perché l'America è fighissima, cioè il mio viaggio dei sogni. Credete sempre in quello che volete fare da grandi, non vi fate mai scoraggiare perché anch'io ho sempre voluto fare quello che sto facendo in questo esatto momento, di conseguenza ho sempre creduto in me e ce l'ho fatta.